È capitato molte volte in palestra di trovare la sala attrezzi piena, quindi siete in difficoltà nell'affrontare il vostro workout senza fermarvi a fare la fila ad un attrezzo. Allora oggi, in questo video, vi propongo delle alternative alle macchine isotoniche, ovvero come utilizzare le macchine isotoniche in maniera differente. È un video diverso rispetto a tutti gli altri, l'ho proposto su TikTok, lo ripropongo anche a voi. Vi farò vedere il video di come utilizzare gli attrezzi isotonici in maniera alternativa. Qualcuno sembra un po' ironico, ma lo andiamo a vedere con calma, la speranza che possa esservi di aiuto. Io sono Gio Medrano, vi do il benvenuto sul canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non l'avete fatto, iniziate a seguirmi, attivate la campanella perché è gratuita, non si paga. Lasciate un like a questo video per supportare il canale. Vedete, siamo alla rat machine, attrezzo che solitamente viene utilizzato per allenare i dorsali. Sto facendo il push down. In questo caso, invece, siamo al pull down, allenamento per stimolare l'intercostale e il deltoide posteriore. È uno stimolo diverso rispetto a quello che fate solitamente ai cavi. Questa invece è una pectoral machine, la stiamo utilizzando invece che per allenare i pettorali, facendo un upper back, stiamo lavorando i deltoidi, il dorsale, il romboide, il trapezio basso, molto interessante perché ha un bel movimento in chiusura. Oppure possiamo lavorare in questo caso per il deltoide posteriore, facendo questi slanci, l'open back, che devo dire sono interessanti, però occhio al carico. Questa invece è una chest press, attrezzo che anche questo per lavorare i pettorali. Stiamo facendo una serie di rematore alto in questo caso, e con l'utilizzo del triangolo andiamo a lavorare come se fosse un pulley. Lo facciamo questo però un pulley alto per la parte alta del dorso, e fra un po' andremo a vedere come eseguiamo con la parte più bassa. Ecco, questo è proprio simile al pulley, siamo con le gambe leggermente piegate. Quasi invece stiamo utilizzando il macchinario del pulley con stesi in maniera supina sulla panca, stiamo facendo le alzate frontali con la presa supinata. In questo caso invece presa pronata, quindi lo stesso esercizio. In questo caso invece di allenare i dorsali, come solitamente viene fatto sul pulley, alleniamo il deltoide anteriore. Sempre al pulley andiamo a lavorare con un curl, schiena in appoggio, quindi lavoriamo sul bicipite. In tutti e tre gli esercizi, la schiena essendo in appoggio, possiamo concentrarsi maggiormente sul muscolo focus. Questo invece è il macchinario dell'abductor machine, esterno coscia. Lavoriamo per il deltoide posteriore con il busto leggermente in avanti. L'abbiamo fatto prima nella presa neutra, adesso presa a martello. Lo sentite veramente tanto, però questo è ad uscire. Invece in questo caso, sedendoci dalla parte naturale, abbiamo un deltoide posteriore, lo facciamo a chiudere il movimento, può sembrare simile a quelli che abbiamo fatto in precedente alla pectoral machine, ma non è lo stesso. Qui invece pettorali bassi all'interno coscia, l'abductor machine. Come vedete, il petto lavora veramente molto bene. Ovviamente l'ampiezza non è enorme, il ROM di movimento è abbastanza limitato, però devo dire che riuscite a caricare anche abbastanza. Ora vediamo la gluteus machine. Ecco, questo è un po' estremo, devo dire, lavoriamo con i quadricipiti, facciamo una specie di leg extension. Come vedete, in questo momento ho la schiena dritta, occhio perché altrimenti qui ci facciamo male. Ben saldi con le mani dietro e lavoriamo come se fosse una leg extension. Lo facciamo con due gambe, ma in questo macchinario si può fare anche in maniera alternata. Come vedete, è abbastanza simile come movimento, forse l'escursione è leggermente inferiore, però la seduta, essendo diciamo leggermente obliqua, la trovo molto particolare. E quindi ve la consiglio, ovviamente, ragazzi, fate presente che state facendo un lavoro alternativo. In questo caso invece sono le tirate al mento, sì, il movimento non è quello simile, come se avessimo un bilanciere, però è efficace. Qui lavoriamo il tricipite, è davvero interessante perché è un movimento che solitamente non riusciamo a fare con i macchinari, e lavora veramente in maniera intensa. Qui invece abbiamo il leg curl che solitamente utilizziamo per i femorali, lo usiamo ancora una volta per il tricipite, un push
press down, quindi una spinta verso il basso, molto delicata ma che incide tantissimo. E questo è un dip. Solitamente nel dip siamo noi che andiamo verso il basso, invece in questo caso spingiamo le braccia diciamo, verso il basso, oltre i glutei. Qui invece abbiamo una shoulder press, invece di lavorare le spalle in maniera dal basso verso l'alto, stiamo facendo un lavoro sul deltoide posteriore, sul trapezio, una specie di tirate al mento o scrollate. Qui invece, questo piacerà a molte donne, l'hip thrust fatto la leg extension. Per la verità l'ho visto fare già tante persone, però molti non lo sanno. Ecco, in questo caso si può caricare senza la difficoltà di poter posizionare prima il bilanciere su, diciamo, nel punto idoneo per fare l'esercizio, perché avremo la seduta più agevolata. Questo invece è un kickback interessante per glutei, ma anche per il quadricipite, fatto alla pressa. Ovviamente in questo caso la schiena non è in isolamento, bisogna fare un po' attenzione, perché se si carica troppo potremmo sovraccaricare la parte lombare, ed è questo che non ci interessa. Bene, questi sono i 24 esercizi che vi ho proposto, ma ovviamente ce ne potrebbero essere tantissimi altri. Io vi ho proposto questi che potete trovare anche su TikTok, anzi vi invito a seguirmi Joe Fitness, oppure anche su Instagram, soluzione Joe Fitness, con dei contest. Vi ringrazio di avermi seguito, la mia mail è geofitness910@gmail.com se volete delle info circa coaching online, quindi programmi personalizzati a distanza, o se volete suggerirmi delle nuove tematiche da trattare su questo canale. Per adesso è tutto da Geofitness, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, non mi resta che augurarvi buon allenamento e al prossimo video.